questa seconda forma di libertà si chiama libero arbitrio, è la libertà come libero arbitrio, che ripeto è una specificazione della storia del mondo. Quindi da un lato la storia del mondo è ed è inevitabile, così come accade. Quindi il processo di liberazione accade in modo inevitabile. Dall'altro lato la storia del mondo è un fatto e come fatto sarebbe potuto non essere, potrebbe essere diversamente, libero arbitrio. Ora qui il pensiero filosofico ha molto da dire, e serviamoci, incominciamo a servirci di un'affermazione che così detta subito può sembrare molto tecnica di Kant, ma che chiariremo subito. Dice Kant nella dialettica trascendentale che se per libertà intendiamo la facoltà di incominciare da sé uno stato, allora la libertà è una idea pura trascendentale, tale cioè da non avere alcun riscontro empirico. Cerchiamo di tradurre. Se per libertà si intende la facoltà di cominciare da sé uno stato, facoltà, capacità di è stato, vuol dire uno stato di cose, per esempio il mio braccio così steso sul tavolo. Allora dice Kant, se per libertà intendiamo la facoltà, cioè la capacità di incominciare da sé, cioè di incominciare a far essere uno stato, per esempio la mia mano qui sul tavolo, se per libertà intendiamo la facoltà di incominciare da sé, cioè non essendo necessariamente determinati da altro, ma che la mia mano sul tavolo è un qualche cosa che accade in forza di me stesso e non in quanto io sono determinato da altro, per esempio da uno scatto di impazienza o da un impulso, da un movimento meccanico, eccetera. Allora dice Kant, se noi per libertà intendiamo la facoltà di incominciare da sé uno stato, da noi stessi, in forza di noi stessi uno stato, allora la libertà, dice, è un'idea pura trascendentale. Cosa vuol dire idea pura trascendentale? Lo dice, io l'ho indicato prima, idea pura trascendentale è una rappresentazione, un'idea, una rappresentazione pura. Qui pura vuol dire che non ha un contenuto empirico, e in quanto non ha un contenuto empirico è chiamata trascendentale. Ma a noi importa dire, importa sciogliere l'affermazione kantiana dicendo che più o meno potremmo essere d'accordo di trovarci in questo luogo. Allora l'idea di stare in questo luogo ha un contenuto empirico, questo luogo. Se io dico noi siamo seduti, è un'idea che però è affermata perché ha un contenuto che si mostra nell'esperienza. Non è un'idea pura. Ora Kant dice niente di meno che questo, che l'idea di libertà non ha un contenuto di più. Cioè la libertà intesa nella sua accezione pratica, perché nel contesto, se ricordo bene, proprio dalla riga seguente Kant parla del concetto pratico e usa l'espressione libero arbitrio. Libero arbitrio.
questo libero arbitrio è un'idea sul tipo di quella che noi possiamo avere quando pensiamo all'altra faccia della luna o all'esistenza di Dio. Dio non ha, non è un contenuto empirico. Non possiamo dire che quello è Dio. E qui il grosso problema teologico, se Dio possa essere toccato. Io, dicono gli evangelisti o alcuni degli evangelisti, ho toccato Dio. Si può toccare Dio in quanto Dio? Chiusa la parentesi. Stiamo dicendo dunque che Kant rileva che quello che dal nostro punto di vista comune è l'evidenza che appartiene alla suprema evidenza del divino. E evidenza vuol dire sperimentabilità. Kant dice che no, la libertà non è un contenuto empirico, sperimentabile. E quando Kant dice questo, ha alle spalle tutta una tradizione opposta, la quale invece afferma quello che forse per molti di noi, addirittura direi per tutti noi, è la verità, e cioè che la libertà come liberum arbitrium è un contenuto sperimentabile. Questa tradizione che afferma l'evidenza originaria del libero arbitrio, l'evidenza originaria che l'uomo decide e ciò che decide avrebbe potuto non decidere. Vuole qualcosa? Avrebbe potuto non volerlo. Vogliamo sentire qualche nome di chi è dalla parte opposta di Kant? No, Aristotele. Aristotele, si pensi al capitolo 9 del interpretazione, si vede come Aristotele organizza il concetto di, non usa l'espressione libero arbitrio, ma usa il contenuto di questa espressione per affermare che la libertà, non usa la parola libertà, è qualcosa di phaneron. Phaneron è da Feinerzei. Feinerzei costruito sulla radice fos, luce, evidente, e phaneron, evidente. Mi viene in mente, vediamo se lo ricordo, la definizione di Cartesio, dice che della libertà e dell'indifferenza, noi siamo dell'indifferenza come termine equivalente a libero arbitrio, noi siamo così consapevoli che non c'è nulla ita nil evidentius et perfectius comprenda. Non c'è nulla che noi si possa comprendere con più certezza, con più certezza e con più perfezione. E allora che cosa accade in questo scontro tra giganti? E si può prendere posizione? Ecco qui qualche motivo per il quale Kant ha visto nella direzione autentica. Se avessimo delle preoccupazioni di campo scientifico, e dovremmo dire che fino a che la scienza è stata episteme, allora la scienza è stata dalla parte di Kant, e cioè la scienza ha inteso il mondo come deterministicamente organizzato, per cui un fenomeno accade, ma è un fenomeno tale di cui non si può dire che ha la facoltà di incominciare da sé uno stato, ma se un fenomeno accade, accade perché c'è una causa che lo ha necessariamente determinato. Quindi fino a che la scienza è stata episteme della verità, perché anche la scienza
si è organizzata secondo il concetto filosofico di episteme della verità, dico, cioè, dato che la scienza è stata episteme, si è organizzata deterministicamente. Poi anche nella scienza accade quell'addio alla verità che abbiamo considerato prima. E chi non conosce il principio di indeterminazione di Heisenberg, per il quale, dato uno stato del mondo, è impossibile prevedere con assoluta certezza lo stato successivo. Quindi il principio dell'indeterminismo è appunto la negazione del concetto scientifico di determinazione necessaria dei fenomeni, e quindi la scienza oggi è incline non verso Kant, ma verso una concezione che potremmo dire aristotelico contemporanea della libertà come libero arbitrio. E si potrebbe dire, ma stiamo perdendo del tempo, perché se decido di mettere la mano qui verso la sinistra, si vede subito che poi posso decidere di metterla a destra. E tutti possiamo fare esperimenti di questo genere, decido in questo momento di pensare alle stelle, ma ora decido invece di pensare al microfono. Quindi ecco che c'è libertà di pensare che l'arbitrio sia libero da come si è determinato. È proprio così. Certo, questa domanda, ripeto, alle colonne aristotelico-cartesiane è un poco irriverente, ma qui non possiamo sviluppare analiticamente il discorso, quindi ci permettiamo di dire è proprio così. Si provi a pensare a quanto si diceva sulla libertà come libero arbitrio, nel senso che è quella decisione che si sarebbe potuta non prendere. Ora, è vero che quando metto la mano a sinistra, quando decido di metterla a sinistra, subito dopo posso decidere di metterla a destra. E questo passaggio di decisioni appare nell'esperienza, questo lo si può, o forse lo si deve concedere, ma non è questo il libero arbitrio, non è questa la sperimentabilità del libero arbitrio, perché il libero arbitrio sperimentabile vorrebbe dire che noi sperimenteremo che la mano che mettiamo a sinistra sarebbe insieme un poterese alla destra. Cioè il libero arbitrio allude non al mondo come di fatto appare, ma al mondo come sarebbe potuto essere. Ma l'esperienza attesta sì il mondo come di fatto appare, ma non attesta il mondo come sarebbe potuto essere diversamente da come di fatto è stato. Noi sperimentiamo dei fatti, ma non sperimentiamo i fatti che si sarebbero potuti sostituire ai fatti che, scusino il litigio di parole, di fatto appare. Quindi dal punto di vista dell'esperienza, l'esperienza tace, non dice se la libertà come libero arbitrio esiste, e non dice se non esiste, e non dice nemmeno che non esiste. Tace anche per quanto riguarda il determinismo. E qui non voglio allungare il discorso, perché dovremmo dire che come la libertà come libero arbitrio non appare, così, e questo è uno dei grossi insegnamenti di Hume, che in campo scientifico ha la sua precisa traduzione, non appare nemmeno la connessione necessaria tra i fenomeni. La traduzione scientifica era, forse l'avevo accennato la volta scorsa, la traduzione scientifica consiste nell'applicare a tutti i fenomeni, parliamo della fisica, le leggi statistico-probabilistiche che Boltzmann per primo ha scoperto nel comportamento dei gas.
il comportamento di una massa gassosa non è prevedibile in modo deterministico. Ecco, l'abbandono della scienza, da parte della scienza dell'episteme, avviene anche in questa forma, nel concepire tutte le leggi scientifiche come leggi statistico-probabilistiche, un fenomeno analogo a quello che si verifica col principio di indeterminazione di Heisenberg. Si decide, ma si sarebbe potuto non decidere, rimane questa affermazione un problema.